Ciao a tutti, sono Emilio Bonifazzi dell'ISIS Leopoldo II di Lorena di Grosseto e l'esperienza che abbiamo fatto con un corso CLIL, tre colleghi di Grosseto e altri colleghi della Toscana, in tutto eravamo 10 docenti, in Irlanda, a Dunvegan, una piccola cittadina simpatica sull'oceano. Che praticamente abbiamo fatto questo corso dove siamo stati accolti benissimo dalle famiglie, quindi abbiamo avuto un trattamento particolarmente interessante perché abbiamo potuto parlare inglese nelle varie parti della giornata, non soltanto con le lezioni che abbiamo fatto con i nostri docenti. Ma abbiamo avuto scambi, quindi anche di esperienze per come insegnare appunto in inglese le nostre materie. Quindi abbiamo fatto una settimana molto intensa con la mattina full immersion in aula e il pomeriggio abbiamo potuto visitare altre realtà scolastiche presenti in Irlanda. Quindi è stato indubbiamente all'interno del progetto Erasmus un progetto estremamente interessante che praticamente ora abbiamo un trattore e basta perché noi siamo un istituto agricolo, quindi di conseguenza abbiamo il nostro agricoltore preferito che guida il trattore. Quindi praticamente abbiamo potuto svolgere questo corso intenso, 5 ore di aula la mattina, con visite nel pomeriggio alle varie realtà scolastiche del territorio e soprattutto è stato interessante anche lo scambio tra colleghi. Quindi fondamentalmente abbiamo avuto modo di poter condividere queste nostre esperienze, un gruppo molto affiatato, 10 docenti, e quindi ecco io quello che penso è che noi insegnanti, quando ci sono questi progetti a cui dobbiamo lavorare anche perché abbiano successo, dobbiamo cercare di candidarci per partecipare, perché se, indubbiamente sono un arricchimento. Per noi personalmente, professionalmente, ma anche per la scuola, con un processo di disseminazione che facciamo costantemente e quindi di conseguenza auguro a tutti voi che mi ascoltate di poter fare l'esperienza che abbiamo fatto anche noi dell'ISIS Leopoldo II di Lorena. Buona giornata.